Sono Alessandra Viviani, professoressa ordinaria di diritto internazionale al Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali dell'Università di Siena e vi vorrei parlare di un progetto, Together, che stiamo conducendo da circa un anno qui al nostro Dipartimento. È un progetto finanziato nel programma Erasmus+, un progetto di partenariato strategico con altre università. Together è un progetto che vede coinvolti tre paesi europei, Portogallo, l'Italia e la Grecia, e ha come obiettivo principale quello di lavorare sui processi di inclusione che coinvolgono l'università, tutto il mondo accademico, i docenti, gli studenti, il personale tecnico e amministrativo, nell'accoglienza di studenti che siano richiedenti asilo e rifugiati. L'idea è quella di creare un contesto accademico che sia un contesto veramente inclusivo, dove tutti possano fare un percorso di formazione in cui crescere nelle loro conoscenze e anche come cittadini del mondo. Il progetto di Together è strutturato su tre risultati principali, tre prodotti. Nel primo abbiamo già realizzato una mappa interattiva che permette ai visitatori di conoscere tutte quelle che sono le iniziative nelle università di tutta Europa proprio in materia di percorsi di inclusione e di accoglienza degli studenti rifugiati e richiedenti asilo. Il secondo prodotto sarà un pacchetto di formazione, un training package, che serve proprio per aiutare e formare gli studenti universitari a creare delle comunità inclusive, far sì cioè che gli studenti e le studentesse dell'università diventino i primi attori e le prime attrici della trasformazione e dell'inclusione nei confronti dei loro colleghi che provengono da paesi diversi e che hanno avuto esperienze di vita particolarmente complesse come quelle appunto dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Il terzo prodotto, quello che concluderà il nostro progetto, è una pubblicazione delle linee guida indirizzate agli Atenei, quindi indirizzate a coloro che organizzano la vita all'interno del mondo universitario, su quali siano le strategie di inclusione degli studenti rifugiati richiedenti asilo migliori da poter mettere in pratica per garantire che la comunità accademica sia una comunità veramente inclusiva. Per scoprire di più sul progetto Together visitate il nostro sito, che è accessibile dalla pagina del Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali dell'Università di Siena, e potete così collaborare alle attività che stiamo organizzando e che speriamo di organizzare, Covid permettendo, anche nei prossimi mesi per gli studenti e le studentesse della nostra università.